Pronto? Beh, ciao, com'è? Tutto bene? Sì, tutto bene, naturalmente cacata la linea. Oh, guarda, io stavo pensando per la puntata di oggi, perché c'è un fatto che è sfuggito e più perché è interessantissimo, di parlare della morte di David Rossi, che è quello che si è suicidato. Sì, e cercare di capire, insomma, come si sia... Sì, beh, dopo le ipotesi. Io appunto ti introduco, poi tiriamo fuori le varie ipotesi, perché secondo me questo qua è un caso proprio eclatante. E secondo me non è una coincidenza che la stampa, gli organi di potere non ne parlano. Per cui pensavo proprio di andare a toccare questo argomento, anche perché tanta gente, se non ne parla la televisione e la stampa, queste cose qui non si va a interessare, invece sono cose importanti. Che Sì. dici? Però come al solito parto io, poi ti introduco, va bene? Sì, va bene. Salve ragazzi, buona serata a tutti, è Andrea Bruno che vi parla. In questa puntata si può dire quasi d'eccezione, una puntata d'emergenza, perché parleremo di un fatto gravissimo che purtroppo non ha avuto la giusta attenzione sui media, sulla stampa e sui giornali. E forse non ha avuto la giusta attenzione sui media perché i media, come voi, come chi segue le mie trasmissioni, sapranno che sono essenzialmente un organo di partito. In Italia giornali, stampa e televisione sono tutte dei mezzi di informazione politicizzati, per cui non vanno ad infierire nei confronti del pubblico che li ascolta, danno informazioni che potrebbero essere lesive ai partiti che rappresentano. Questo è il caso di oggi, è un caso emblematico. Noi abbiamo, ieri sera, abbiamo assistito, tramite quel poco che ci è stato detto, ad un suicidio d'eccellenza. Noi abbiamo questo Davide Rossi che è probabilmente entrato nel panico perché la banca, come penso saprete tutti voi, David era il portavoce del Monte dei Paschi di Siena, una banca che ha fatto sparire diversi, non milioni, ma parliamo di miliardi, ai danni della povera gente, come al solito, ai danni anche dei piccoli imprenditori, della piccola industria. Sono spariti veramente tanti soldi. Questo è stato uno scandalo solamente per noi del movimento o per i cittadini che, come al solito, l'hanno preso in quel posto, e però per tanta gente, soprattutto per la classe politica, questo qui è stato è stato un caso da dimenticare, un caso quasi da voler seppellire, da far sparire, come un caso che si vorrebbe far finta che non esista. Ma è un caso veramente molto grave, perché noi parliamo della scomparsa di un tesoro, una ricchezza immensa. La mia ipotesi, che poi porgerò al nostro opinionista Domine Dio, è che David Rossi, lui probabilmente preoccupato, lui, stranamente David Rossi era l'unico a non essere inquisito, tutti indagati, tutti interrogati, compagnia bella, lui è stato sentito, però non era nella lista delle persone, diciamo, di spicco del caso. Era una persona che probabilmente in qualche modo aveva potuto offrire una sua collaborazione. Probabilmente David Rossi, caduto nel panico, pensando adesso io mi metto nei suoi panni, e cazzo, qua andrà a finire che mi interrogano, poi magari mi spengono le cicche delle sigarette sulle mani, mi fanno del male per interrogare. Io ho paura che mi facciano del male, che mi estorcano delle informazioni provocandomi del dolore, per cui mi devo buttare dalla finestra e cercare di morire senza soffrire per fuggire a questa indagine. Patrizio, secondo te questa ipotesi potrebbe essere realistica? E secondo me almeno sono due tipologie di ipotesi, cioè la prima è quella che fai te, però io la vedo poco realistica perché alla fine una persona che si butta dalla finestra, a livello tecnico, parliamoci chiaro che i suicidi molto più costanti quali sono? Noi parliamo di un suicidio che riguarda o diciamo la pistola, colpo di pistola in testa, o come è successo recentemente in Umbria l'imprenditore che entra dentro la regione e comincia a sparare all'impazzata e poi si toglie la vita, o l'avvelenamento, qualcuno addirittura che si butta sotto un treno, anche se, come disse un mio amico medico, sconsiglio, nel senso questo, se uno proprio si deve suicidare, dice meglio un colpo in testa. Poi consideriamo anche che, come si suol dire, dico, la situazione diventa tipo trana secondo me. Perché? Ma in che senso, strana? Perché di Vorresti fare solito, delle illazioni? sì, diciamo, di solito i voli dalla finestra sono più che suicidi, sono, come posso dire, dei suicidi che possono essere stati creati. Vediamo ad esempio il caso Pinelli. Nel caso Pinelli fu accusato di essersi suicidato, quando sanno tutti che Pinelli, per far parlare Pinelli, fu tenuto appiccato, dico, in serata, in giornata, e poi che questo semplicemente sfuggì di mano ai poliziotti. Quindi io ritengo che questo David Rossi molto probabilmente sia stato a conoscenza, almeno una mia personale opinione, che di Ma questi. secondo te, com'è possibile che lui poteva essere a conoscenza di informazioni magari riservate all'interno della banca, magari di alcune nefandezze? Perché lui comunque
dunque, prima è vero che lui prima faceva, lui ha fatto parte anche della dirigenza precedente, quella che ha fatto per i soldi, però non vuol dire che lui, essendo tutti i giorni dentro lì, era al corrente di quello che facevano. Poteva essere anche uno che si faceva i cazzi suoi, tipo quando fanno i processi a Berlusconi, che lui poi alla fin fine quello che fa la sua azienda lui non sa mai niente perché si fa i cazzi suoi. Non poteva essere anche lui uno che si faceva i cazzi suoi, per cui non sapeva niente del magna magna di chi ha rubato, di dove sono finite. Personalmente non ritengo, perché innanzitutto come funzionano i bilanci, o cosiddetti falsi in bilanci, come affermava volgarmente qualcuno, che il bilancio è come la pelle delle palle, dove lo tiri va, quindi praticamente una misura alquanto arbitraria. Di solito cosa succede? Che se io voglio nascondere, creare dei fondi, o immetto spese strane come all'interno del bilancio, come faceva Berlusconi, oppure, diciamo, molto probabilmente la cosa che faccio è cerco di ridurre la di incrementare i debiti e ridurre il risultato operativo. Che cos'è il risultato operativo? È quella parte del bilancio che si riferisce al business della banca. Quindi, cioè, sicuramente per stare in quelle condizioni, in quelle posizioni, il signor Davide Rossi dovrebbe dovuto avere delle conoscenze d'economia, e quindi a livello del bilancio molto probabilmente aveva capito da tempo quello che stava succedendo. Se poi consideriamo ad esempio le lobby nascoste, che di solito dominano questi esponenti, diciamo le banche, non ci viene da pensare che molto probabilmente sotto ci sia solamente la punta di un iceberg, perché per il sistema della riserva frazionaria, diciamo, le banche sono instabili per natura. Sì, però diciamo, indipendentemente poi da quello che può essere stato il meccanismo economico per portare avanti questa immensa truffa che ha alleggerito uno dei patrimoni cardini non solo di Siena, ma direi anche di tutta Italia. Ma esiste veramente la fattibilità? Ma io non credo che lo hanno ammazzato, sai, uno dentro lì, quello non si faceva i cazzi suoi. Quando parlavano, cioè lui era poi il portavoce, quando gli altri due, amministratore e quello che eseguiva le cose, erano lì che discutevano, lui si girava dall'altra parte e non sentiva niente. Cazzo, perché lo devono andare ad ammazzare? Ma la cosa, questa gente non è, diciamo, vero che non sappia mai niente, perché... Sì, però, diciamo, le banche non usano i sistemi dei mafiosi. Dipende, perché noi pensiamo che le banche comunque sono, ad esempio, dominate da organizzazioni tipo l'Opus Dei, oppure, diciamo, le logge massoniche segrete tipo la P2, e molti per arrivare a un potere del genere risultano iscritti a queste organizzazioni nascoste. Noi dobbiamo pensare che queste organizzazioni di solito sono divisi fra un 50% di iscritti che possono essere, si richiamano all'ideale effettivo dell'organizzazione, e un altro 50% di iscritti, diciamo, che utilizzano l'organizzazione per propri fini. Questi di solito, per arrivare a quei livelli, tu, diciamo, se tu non hai queste spinte di questi centri occulti del potere, che come poteva essere una volta, diciamo, la P2, tu non ci arrivi. Se poi guardiamo le modalità e i modi come sono stati fatti fuori, come è stato fatto fuori anche lo stesso Calvi, sono le modalità con cui una volta venivano fatti fuori i traditori da parte di queste organizzazioni. Allora, diciamo che c'è la vaga possibilità che David stesse per parlare, stesse per cantare, perché, diciamo, avendo assistito a tutto questo spettacolo ignobile, gli è passato per il cervello di cominciare a diventare anche lui un collaboratore di giustizia e portare alla luce dei fatti che probabilmente potevano interessare i magistrati che compiono l'indagine. Sì, infatti, era molto facile, per cui era molto molto facile, quindi essendo molto facile che potesse succedere una cosa del genere, ciò ci lascia presupporre che sia accaduto. Ricordiamo che lo stesso Geronzi usò dire che Cesare Geronzi, che secondo me a livello personale ritengo una persona ignobile, ma almeno da un certo punto di vista onesta mentalmente, che in 50 anni di attività bancaria lui non riesce a spiegarsi certe decisioni che ha visto prendere in passato, dice, se non fa riferimento a queste organizzazioni, i centri di potere occulto. Ricordiamo anche che ad esempio l'ex presidente del Monte dei Paschi è stato accusato di far parte di questa manica d'affaristi che sono legati di una sorta di nuova P2, è stato anche accusato. Ma poi qualcuno può dire sia stato accusato, dice, da voi siete i soliti complottisti che hanno accusato. No, questo è stato accusato addirittura in maniera molto pesante
elegante da una persona che comunque c'entra molto con la massoneria, che è il gran maestro Raffi. È stato accusato Mussari, è stato accusato di aver creato una loggia culta stile P2. Quindi, cioè, la cosa è quanto strana, perché se questo Rossi parlava, che cosa ci vogliamo dire? Ma secondo te, diciamo, questa accelerazione di indagini, perché diciamo non è da ora che si sa che Monte dei Paschi di Siena è in declino vertiginoso, si poteva andare a vedere anche prima, però secondo te non può essere per via del fatto che comunque gli organi direttivi delle banche, tanto spesso come in questo caso per esempio, sono delle nomine di partito, ci mettono dentro nei consigli direttivi delle persone che scelgono loro, che rappresentano la casta, mettono al potere delle persone che sono essenzialmente persone senza nessuna autonomia, senza nessun cervello, perché devono sottostare agli ordini dei vertici dei partiti, dei potenti che comandano. Non vedi una coincidenza nel fatto che proprio ora che i partiti tradizionali sono in forte declino, c'è stata una perdita di consenso popolare e soprattutto una perdita di potere che hanno perso questi signori, però è andato a finire questo potere nelle mani della gente semplice, dei cittadini comuni, come potrebbe essere il Movimento 5 Stelle. Non può essere che tutta questa accelerata di indagini, andare a fare chiarezza e andare a scoprire, come dice sempre Beppe Grillo, voglio sapere dove avete messo il malloppo, dove sono i soldi. Non è che è dato tutto questo accelerare di indagini, andare a interessarsi, fare chiarezza sul passato, gli ultimi 20 anni, sia dato proprio da quest'area di cambiamento, dovuta alla gente che è stata sensibilizzata anche attraverso gli show che faceva Beppe Grillo, perché Beppe Grillo, a mio modo di vedere, non è un comico e non è mai stato un comico, perché a differenza di tutti gli altri comici puntano a farti ridere con una risata a fine se stesso, una risata fine al bello. Invece Beppe Grillo, lui ti faceva ridere, però il suo scopo non è mai stato quello di farti divertire, è stato quello di sensibilizzare te, me e l'opinione pubblica su dei problemi concreti che ci circondano, problemi concernenti il mondo della globalizzazione, le grosse imprese come grossi marchi che lui ha nominato. Adesso mi viene in mente la Nestlé o la Mulino Bianco. È andato a spiegare che l'industria non è un bene, ma non è mocco che lo sta facendo, è da tantissimi anni. Lui ha fatto una specie di catechesi per sensibilizzare la gente. Questa catechesi un po' alla volta si è trasformata in un blog, ma se non c'è mai stata questa area di comicità. La comicità era un mezzo per riuscire a far ridere la gente, però nel contempo fargli apprendere delle nozioni che altrimenti non avrebbe mai capito, perché la maggior parte degli italiani, e io me ne scuso, sono un italiano anch'io, non dovrei dirlo, e questo è anche brutto da dirsi, però la maggior parte degli italiani è tutta gente mezza rincoglionita che per esempio se ne sta a vedere programmi alla televisione che sparano un sacco di cazzate, reality, tutte quelle minchiate là. Per cui il modo intelligente di far arrivare informazioni a questa gente qua è quella di farla divertire, fargli passare la pillola come una caramella. E questo è un po' quello che ha fatto Beppe Grillo. Ha usato la sua, perché Beppe Grillo è una persona molto intelligente, ha usato la sua astuzia per riuscire a trasmettere nell'animo delle persone e nella loro sensibilità tutta una serie di informazioni che concernono i problemi dell'era moderna, che sono prima di tutto la globalizzazione, il nostro sistema politico, l'ecologia e tutto quanto, che poi sono diventate adesso punti nel Movimento 5 Stelle. Non c'è, allora, così per chiudere la domanda che ti stavo per porre, non c'è un'analogia col fatto che proprio adesso che il Movimento 5 Stelle ha avuto un'impennata si stanno facendo tutta una serie di indagini? Secondo me, almeno a livello storico, se vediamo ad esempio quello che è successo in Italia con i vari cambi di governo dal 1860 fino ad oggi, e noi vediamo che secondo me sicuramente quella è la causa, perché se noi vediamo dal passaggio dalla destra alla sinistra storica, che ci fu anche il governo Pellozzo, anche lì ci fu un incremento di indagini. Il passaggio dalla sinistra storica al fascismo, e anche quello portò a un incremento di indagini. Il passaggio dal fascismo alla Democrazia Cristiana, stessa cosa, ai socialisti. Diciamo, quando c'è il giro di volta è un fatto storico che si cerca di portare il marcio a galla e creare una verità storica per riuscire anche a inquadrare le nefandezze di chi c'era precedentemente. Sì, esatto, cioè l'ordine che passa, diciamo, una volta arrivati un cambiamento di tipo radicale è sempre quella, cercare di fare più pulizia possibile fra gli avversari, diciamo, finché il nuovo non si è mischiato con il vecchio, finché le vecchie logiche, cioè a questo punto anche per esperienza familiare cito ad esempio gli anni 20. Negli anni 20 Mussolini, appena arrivato al potere, mandò il mio prozio Cesare Mori in Sicilia con l'ordine di
combattere la mafia. Perché? Perché la mafia era legata al vecchio regime, per dire, tutti avevano sputanato, erano in contatto con loro, quindi l'obiettivo era combattere la mafia per dare un segno di discontinuità. Dopo i primi di continuità, dopo i primi 5 anni, in realtà, che cosa poi è successo? Che poi parecchi mafiosi nuovi iniziarono a riciclarsi col fascismo, ci furono qualche commissioni. Il mio prozio stava scoprendo una serie di queste commissioni, fu nominato a suo tempo senatore a vita. E quindi per dire... quella è la classica nomina per togliersi dei coglioni. Almeno una volta avevano ritegno di togliere i coglioni in questo modo, invece adesso l'usanza è quella, il contrario, ce li vogliono mettere sui coglioni nominandoli senatore a vita, come per esempio è successo con Monti, sì, che sì. Io vorrei ricordare al pubblico che ci segue la casa, la nomina di senatore a vita è una nomina arbitraria da parte del Presidente della Repubblica. Però la Costituzione dice anche che il senatore a vita deve essere un personaggio illustre e lodevole, per cui Mario Monti di illustre e lodevole ha solamente il fatto di essere un esettore per le forze avversarie al nostro Stato. Lui è esattamente un curatore fallimentare, è un gufo che è lì, che sta gufando sopra il nostro paese, è il cosiddetto Robin Hood al contrario, che deve rubare dal nostro paese e dalle tasche dei cittadini per dare il malloppo alle rappresentazioni del potere internazionale, quali le lobby giudaiche e non è neanche un segreto dirlo, anche a dei clan che sono dei clan essenzialmente mafiosi e sono gli artefici del sistema Ponzi, che è la riserva frazionaria. Sì, ma infatti. Allora, ti ridò a te la parola per dare un messaggio di chiusura, è finito adesso il nostro tempo a disposizione. Spero, mi auspico che il nostro cortese radioascoltatore si voglia interessare veramente su questo caso, e io pregherei anche tutti gli altri del Movimento 5 Stelle di fare pressione sulla magistratura e su chi sta seguendo le indagini sull'effettiva morte di questo personaggio, perché questo personaggio qua molto probabilmente era l'unica persona che c'era dentro lì onesta, e per onestà ha avuto il coraggio d'ammazzarsi, ma l'ha fatto non di sua spontanea volontà, lo ha fatto perché da quella finestra ce l'hanno buttato fuori. Per cui io esorto chi sta eseguendo le indagini, e soprattutto gli amici del movimento, a stare col fiato sul collo su chi sta eseguendo le indagini, per riuscire a fare chiarezza su questo fatto che adesso è passato inosservato, però sicuramente è un fatto epocale, un fatto che deve essere portato all'attenzione di tutti, perché bisogna fare luce su questo caso, perché non è giusto che una persona si ammazza, ma nella realtà venga ammazzata, e non si sappia niente sulle motivazioni, sulle cause, su quello che c'è dietro. Infatti, esatto, cioè queste cose bisogna fare pressioni sulla magistratura, cercare di indagare e di chiarire le circostanze. E questo, a mio avviso, dovrebbe essere il compito del nostro capo dello Stato, ne avessimo uno. Sì, perché il nostro capo dello Stato, diciamo, è un vecchio in letargo. No, ma guarda che tra le sue dichiarazioni, lui fino a poco tempo fa diceva, faceva proprio il contrario, al posto che esortare ad andare fino in fondo, era lì che esortava alla calma, a non interferire, di non andare a vedere le cose, perché probabilmente lui qualcosa probabilmente sa o se lo immagina, lui è da dentro lì, poi anche quella lì è un'altra mummia che dentro lì c'è veramente da tanto tempo, lui le concause se le può benissimo immaginare, e forse, forse sarebbe un altro da quelli da indagare, perché di cose ne sa tante, io non escluderei che in qualche modo, non dico come fiancheggiatore, però come persona a conoscenza dei fatti, lui qualche cosa sa su quello che avveniva lì dentro. Sì, sicuramente, consideriamo pure che è stato anche ministro dell'interno. Ok ragazzi, buona serata e ci sentiamo alla prossima.